Buongiorno ragazzi, in questo video vedremo come nascono veramente le crociate. Abbiamo detto del sentimento che in Europa si inizia a diffondere contro i musulmani, che si realizza prima nelle prime avvisaglie della Reconquista spagnola. Abbiamo detto anche come in realtà la presa di Gerusalemme da parte dei turchi vada a creare un malcontento che si diffonde in Europa. E infine abbiamo detto come da parte dei sovrani, dei principi e dei signori europei cristiani venga vista la crociata o comunque una lotta nel nome della cristianità come un modo per ripulirsi, diciamo così, non solo la coscienza, ma proprio l'immagine di fronte a Dio e garantirsi un perdono e una vita eterna. Dati questi presupposti, dobbiamo dire che nel 1096 iniziano a muoversi i primi eserciti all'interno dell'Europa per raggiungere la Terra Santa e quindi raggiungere Gerusalemme. Uno dei principi europei che prende parte a questa prima campagna militare è Goffredo di Buglione, un principe tedesco che si muove con il suo esercito verso Costantinopoli. Tutto l'esercito va a Costantinopoli dove l'imperatore promette rifornimenti perché un esercito aveva bisogno ovviamente di essere rifornito sia nel cibo che nei viveri e nelle attrezzature dove ce ne fosse bisogno. E soprattutto dice ai crociati, all'esercito crociato, che avrebbe, diciamo così, li avrebbe aiutati una volta conquistata Gerusalemme a restituire quei territori. Nel 1099, finalmente, dopo 3 anni di viaggio, questi guerrieri crociati raggiungono Gerusalemme. Qui assediano la città e dopo un mese di assedio riescono a entrare nella città santa. E saccheggiano l'intera città massacrando gli abitanti musulmani ed ebrei. Quindi questi guerrieri crociati non hanno avuto alcuna pietà per chi non fosse cristiano. A Gerusalemme, dopo questa conquista, viene creato un regno, viene offerta la corona a Goffredo di Buglione, che era uno dei principali delle principali guide di questo esercito. Ma lui rifiuta la corona perché dice che Gesù Cristo in quella città ha avuto la corona di spine e lui non potrà avere una corona da re. Quindi si propone come custode del Santo Sepolcro, come garante, diciamo così, che il Santo Sepolcro di quel territorio fosse cristiano. Intorno a Gerusalemme poi iniziano a nascere contee e principati cristiani, che hanno avuto vita difficile perché erano circondati dai musulmani che, dopo quello che è accaduto a Gerusalemme, non hanno alcuna intenzione di favorire le condizioni di vita di questi regni cristiani e si vanno a interrompere i rifornimenti di viveri quando possono e cercano di intralciare appunto la vita di questi principati. Però in difesa di questi regni nascono alcuni ordini monastico-cavallereschi, i cui membri erano monaci e guerrieri. Allora, qui dobbiamo soffermarci un attimo perché siamo abituati a vedere nella storia fino a questo momento ordini monastici, quindi dagli ordini benedettini, ad esempio, ai cistercensi o altri ordini, i cui membri erano monaci, quindi persone che facevano una vita religiosa, seguivano ad esempio la regola benedettina, nel caso dei benedettini, ora et labora, e avevano la vita da monaco come ci immaginiamo noi. Ecco, in questo periodo nascono dei nuovi ordini, i cui membri sono una via di mezzo tra monaci e cavalieri e guerrieri. Quindi, da un lato, fanno la vita dei monaci perché sono devoti a Dio, fanno voto di povertà, dall'altro lato però sono dei veri e propri guerrieri, dei veri e propri cavalieri. Questi ordini in poco tempo diventano molto ricchi.
È vero che prima abbiamo detto che questi monaci fanno voto di povertà, ma la povertà è personale, invece l'ordine in sé può acquisire ricchezza. E quindi ci sono delle donazioni, perché i principi europei e i signori europei credono profondamente nel ruolo di questi ordini cavallereschi, e quindi facendo donazioni li rendono molto ricchi. Tra i principali ordini monastico-cavallereschi abbiamo i Templari, abbiamo gli Ospitalieri di San Giovanni, che si occupavano appunto di assistere coloro che viaggiavano dall'Europa a Gerusalemme durante il percorso, e abbiamo i Cavalieri Teutonici. Nel 1187 però, dopo la presa di Gerusalemme, quindi da parte dell'esercito guidato da Goffredo di Buglione, un sultano egiziano, Saladino, europeizzato Saladino, riesce a riconquistare Gerusalemme e restituisce la città all'Islam. Bene, da questo momento Gerusalemme sarà sostanzialmente musulmana, tranne per brevi periodi resterà musulmana per molto tempo. Le crociate, complessivamente, dopo questa prima crociata, furono 8 e durarono fino al 1270, quindi possiamo dire che sono durate quasi 200 anni. E nel corso delle 8 crociate presero parte a queste spedizioni grandissimi sovrani, ad esempio l'imperatore Federico Barbarossa, il re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone e il re di Francia Luigi IX, detto il Santo. La quarta crociata in realtà non fu contro i turchi e contro, diciamo, Gerusalemme, ma proprio contro Costantinopoli, che all'inizio era alleata, ma in questo momento i crociati volevano rimettere sul trono l'imperatore che era stato tolto dal trono, quindi vanno, diciamo, contro Costantinopoli, e per qualche anno riescono a mettere il loro imperatore al trono. E qui parliamo di, diciamo così, di un impero latino, di Costantinopoli, che va ancora più a sottolineare, evidenziare la crisi tra le due chiese cristiane che era avvenuta dopo lo scisma del 1054 tra ortodossi e cattolici. I guerrieri cristiani, dopo la presa da parte di Saladino di Gerusalemme, tornarono in possesso della città solamente per pochi anni durante la Sesta Crociata. Dobbiamo dire che alle 8 crociate ufficiali, cioè quelle comandate da signori europei, principi europei, abbiamo tante crociate non ufficiali, diciamo così, le crociate degli ultimi, degli umili, dei poveri, e qualcuna anche di bambini. Dobbiamo pensare che a volte alcuni gruppi di persone autonomamente decidevano di partire alla conquista di Gerusalemme. Ovviamente finivano sempre in tragedia queste crociate, perché queste persone che partivano povere non avevano armi, non avevano viveri, non avevano alcuna possibilità di riuscire nell'impresa. E addirittura la crociata dei bambini, si dice che un bambino illuminato, diciamo così, da un messaggio divino, decise di partire alla volta di Gerusalemme, e decise che in qualche modo Dio avrebbe dato loro una mano per attraversare il Mediterraneo, ma la crociata si concluse in maniera rovinosa, perché in realtà alcuni mercanti, proponendosi di far attraversare il Mediterraneo a questi bambini sulle loro navi, poi li rivendettero come schiavi, quindi anche questi ebbero una fine tragica. Chi davvero riuscì a guadagnare dalle crociate furono le città marinare italiane, soprattutto Venezia, che si era assicurata un posto di primo livello rispetto alle altre città marinare. Pensiamo a Amalfi, Pisa e Genova, che abbiamo visto che attraverso vari scontri
si sono eliminate l'un l'altra e poi infine Venezia, che è riuscita a prendere il sopravvento su tutte. Venezia riesce, attraverso l'affitto di navi, la vendita di armi e una serie di supporti logistici, a guadagnare veramente rispetto alle altre città e arricchirsi notevolmente grazie a queste crociate.